È il Supernova Best Comic Shop Explosive Con. E il vincitore ospiterà il grande fumettista. Chiederò a Luca, lui sì che mi capirà. E capirà sicuramente anche i compagni del Cavabacco. Ah sì, certo. Guarda che Luca rischia di andare a vivere insieme a loro nella foresta se non risolve il problema con quella pazza. Perciò hai tempo fino a domani per decidere. O me o la fumetteria. Sono ricco. Uno zio che non ho mai conosciuto mi ha designato come suo unico erede. Hai una buona notizia per me, vero? Ti hanno preso a lavorare in banca, vero? Te l'ha detto. Mi hanno preso. Tu sarai il nuovo proprietario fittizio di questo negozio. Quindi questo negozio è tuo? Sì, sì. Sono il proprietario fittizio di questo fantastico negozio. Ho raccolto molte informazioni, anche sul concorso. Come mi aveva chiesto. Bene, mio piccolo Miyuki. Ora mi racconterai ogni cosa. Allora, guarda. C'è di sicuro, solo che devo cercarlo perché non lo trovo. Che numero è che era? Cos'è che era? Il numero 0. Tuo collega mi ha detto non ti preoccupare, te lo tengo da parte. No, ma guarda, l'ha tenuto da parte di sicuro. Sicuro, solo che... l'imbecille è in ritardo. Devo cercarlo un attimo. Senti, torno domani. Allora, ma anche oggi pomeriggio se vuoi, eh. Obi-Wan, dammi la forza. Imbecille. Cioè si diverte a fare il proprietario con i clienti e poi me li fa perdere. Cioè, e per di più non riesce a lasciarmi in pace nemmeno il giorno del mio compleanno. Oh, scena. Konnichiwa. Ciao. Cosa posso fare per te? Ciao Andy. No che non c'è Andy, è in ritardo. Non è anche lui. Non ti ricordi di me? Certo che mi ricordo di te. Tu sei... Miyagi. Miyazaki. Mikobi. Miyuki! Quello che stavo dicendo. Miyuki! Scusa, quanto costa questo? Costa 2 euro e qualcosa. Però esci dal bancone, eh. Lì non ci stai. Comunque, Miyuki, cosa posso fare per te? Hai prenotato anche tu un fumetto? No, no. Ho solo riportato il fumetto a Eddie. È stato così kawaii a prestarmelo. Kawaii? È così kawaii, un gran kawaii. Sfaticatamente kawaii, direi. Ma sei ingiusto con lui? Lui ti tratta così bene. Mi ha anche detto che ti darà delle ferie per farti riposare un po'. Ferie? Certo! Dove lo trovi un capo così buono? Eh certo. Dove lo trovo un capo così buono, B1? Peccato che il capo qui sia io, mentre lui è solo unicamente il povero assistente sfigato che ben presto, dopo questa cosa, verrà licenziato. Ciao Luca! Ciao Poppy! Konnichiwa! Quindi Eddie a te ha detto che il proprietario di questo negozio è lui, sì. Sì, perché? Non è così? È ovvio che non è così. Il negozio, questo negozio, è mio. Ma magari voleva fare colpo su di te. Peccato, era così puzzoso con me. Mi ha anche prestato il suo fumetto. Lascia te allora, così lo finisci quando lo vedi. Non ti preoccupare, glielo restituisco io. Ok, grazie. Ora vado. Sayonara. Tintao.
Torna a trovarci, eh. Quell'imbecille perditempo psicopatico. Non posso credere che quell'idiota preferisca lei a me. Cacchio li ha messi. Preferisce quella sciocchetta preconfezionata a me. Per questo? Segregati nella foresta. Numero speciale 200 euro. Vabbè, Poppy, non te la prendere per Eddie. Lo sai che sarà solo un abbaglio. Prima o poi riuscirà a conquistarlo. Comunque auguri Luca, questo è per te. Poppy, non dovevi. Dai, aprilo. Il modellino di Harui Suzumiya. Lo desideravo da tantissimo tempo. Non dovevi. Figurati, no, guarda, non l'ho comprato in un altro negozio, giuro. Me l'ha venduto mio cugino. Ne aveva due, pensa. Guarda, non si capisce bene che fine abbia fatto la confezione originale, però apprezzerai lo stesso, giusto? Assolutamente, davvero. Non dovevi. Grazie, Poppy. Lo metterò qui come un trofeo. Anzi, facciamo spazio e qui ci metteremo il trofeo del concorso che andremo a vincere. Già, bene. Ora vado, ma mi raccomando, se arriva Eddie, chiamami, così gli restituisco il fumetto. Consideralo già fatto. Ciao Luca. Buongiorno Eddie. Bello comodo, quando ti va siamo qui. Ma ancora devo entrare e già mi stressi. Ma che palle però. Wow. E quello cos'è? Questo? Regalo di Poppy per il mio compleanno. Il tuo compleanno? Era il tuo compleanno? Ah, mi son dimenticato. Auguri. Intanto vado a installare questo. Devi installare cosa? Il software per far funzionare la telecamera HD che ho fatto installare fuori dal negozio. Cosa hai fatto installare fuori dal negozio? La telecamera HD, per sicurezza. Ci credo, con tutti i fumetti costosi che stiamo comprando. Sì, ho notato, Eddie. Il capolavoro. 200 euro per Segregati nella foresta. Questo, Eddie, non se lo comprerebbe nemmeno chi lo ha disegnato. Ovviamente l'impianto l'ho fatto a spese del negozio, possiamo permettercelo ora. Comunque, quel fumetto è uno speciale introvabile, vedrai che lo venderemo nel giro di poco. Non credo proprio, questo ci resterà sul groppone per l'eternità. Luca, questo computer però inizia a diventare un po' lento, mi sa che dovremmo comprarne un altro più veloce, eh? Oh, l'installazione è quasi finita! Ma è vero che sotto hanno le mutandine? No, ferma tutto, Eddie. Questo è sacro. Non è materiale da masturbazione, è materiale da collezione. E comunque non cambiare discorso. Se il fumetto non lo vendi entro una settimana, detrarrò 200 euro dal tuo stipendio. Lo venderò entro stasera, scommettiamo? Va bene. Se non lo vendi, detrarrò 400 euro dalla tua prossima busta paga. Se invece lo vendi... Se lo vendo, mi tengo il modellino. Ma, bellino però... Ah, lo sapevo che non avevi il coraggio di rischiare. Va bene. Tanto non riuscirai mai a venderlo. Sto già assaporando la vittoria. Ah, fatto! Abbiamo una telecamera HD funzionante. Dai, vieni a vedere, guarda. No. Mi rifiuto. Adesso tu smonti tutto il baracco e trovi qualcuno a cui venderlo. Luca? Non puoi fare sempre quello che vuoi, Eddie. Devi capirla sta cosa. Luca! Dobbiamo assolutamente trovare delle regole e imparare a rispettarle. Luca! Cosa? Sta arrivando Anita! Anita? Come Anita? Cosa faccio? Non lo so. Nasconditi in magazzino, dai, stai per entrare.
Per non perdere nemmeno un aggiornamento sulla tua sitcom preferita, vieni su www.stripslasitcom.it e registrati alla mailing list. Saprai in anteprima tutto sugli eventi, i nuovi episodi e i contenuti extra.